20 luglio 2020. Una vocazione italiana. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 12. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà data alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone». Una generazione malvagia e adultera è quella che ha conosciuto direttamente Gesù, ma lo ha rifiutato. Si tratta di un popolo costituito e preparato in secoli di storia attraverso gli interventi diretti di Dio, attraverso i profeti e i capi inviati per arrivare alla pienezza della rivelazione del piano di Dio per l'umanità intera. I Niniviti e la regina del sud erano pagani, non preparati, eppure credettero e si convertirono, cambiarono la loro condotta malvagia. Essi, avendo capito il segnale dal cielo, reagirono subito, accettando il giudizio sulla loro condotta, e si emendarono. Gesù è ben più grande di Giona e Salomone. Non è un profeta soltanto, una voce di Dio attraverso uomini portatori dei suoi messaggi e della sua sapienza. Gesù è il Dio fatto uomo che parla direttamente al suo popolo, ma esso non lo accoglie. Così il regno viene consegnato ad un altro popolo per far fruttare i doni per la salvezza del mondo. I primogeniti perdono l'eredità, come molte profezie avevano avvisato. Il fruttificare equivale alle opere buone di Dio. Dio vuole che la sua grazia sia accolta e trasmessa attraverso gli uomini, le generazioni e le nazioni, come una pianta che dilata radici e rami e porta molti frutti. Così l'albero della vita deve arrivare a nutrire tutti coloro che per buona volontà corrispondono a Dio. Ora dobbiamo chiederci se noi cristiani battezzati, specialmente cattolici per la pienezza della grazia attraverso i sacramenti, siamo degni della grazia concessa con il trasferimento dell'eredità dopo che i predestinati la rifiutarono. Dobbiamo esaminare la nostra condotta per vedere se siamo fedeli a Cristo Gesù e stiamo portando frutti buoni, o se lo abbiamo rinnegato, dimenticato, sostituito con altro. Una vocazione particolare è stata quella di Roma e della nazione italiana per la difesa e la custodia del centro della cristianità, del Papa, del segno sulla terra del Regno di Dio. Se esaminassimo la storia d'Italia in quest'ottica, sapremmo leggere quante lotte e guerre accaddero solo per togliere da Roma e dalla terra il papato.
e quanta corruzione sia stata abilmente disseminata per arrivare a forme di governo laiche, nel senso più deleterio. Le forze cattoliche ottennero un rilievo nella Costituzione del nostro Stato nel dopoguerra, ma ora sembra che tutto debba essere cancellato con colpi di spugna, quasi nell'indifferenza, se non nella coscienza ottusa di molti che dovrebbero vegliare sui valori civili nel rispetto della fede cattolica. Possiamo in coscienza dire che il popolo cattolico in Italia sia consapevole del suo ruolo sulla terra. Possiamo credere che esso sia pronto a difendere con tutte le forze i valori della fede. Non troviamo invece confusione ed annebbiamento nelle idee sulla fede pubblica, che significa diritto di professarla ad alta voce e non solo nell'intimo delle coscienze. Forse dovremmo chiederci quanta fede ci sia ancora in Italia per assumere coraggiosamente e lucidamente il ruolo di difensori del papato, di custodi del cuore della cristianità. Tutto sembra far precipitare la nostra fede in ambito intimistico. Anzi, diventa quasi una vergogna professarla e credere anche privatamente. La durezza di cuore ha pervaso la nostra nazione. La corruzione ha demolito la saldezza dell'intero corpo sociale. L'ignoranza pressoché totale domina le coscienze malformate dei credenti sulle stesse questioni di fede. Chi ci sveglierà da questo sonno? Chi ci trarrà fuori dal precipizio in cui siamo caduti? Non certi valori distorti di un'Italia nazione basate sul dominio del denaro. Questo semmai è l'idolo del nostro tempo, il Dio a cui siamo stati asserviti. Quanto più domina l'immoralità, tanto più questa generazione sembra impazzita, sorda, incapace di capire, urlante oscenità, laddove la discussione dovrebbe avere i toni più alti e nobili in nome del bene pubblico. L'unità vera è quella attorno a Cristo, alla sua Chiesa, ai valori insegnati dal cielo e non dagli uomini. Questa unità attorno alla verità può salvare gli uomini. Noi abbiamo tradito la nostra vocazione, la difesa del cuore della fede. Rischiamo di perdere anche noi l'eredità, come fu in antico per la generazione di Gesù. Dio vi benedica.